Salve a tutti youtubers, come avrete potuto vedere dal titolo di questo video, oggi vi parlerò che sono stati scoperti mattoni della vita in un giovanissimo sistema solare. La Terra non è un caso unico nell'universo, quindi come al solito andiamo ad analizzare meglio di cosa si tratta. Per la prima volta sono stati scoperti mattoni della vita in un giovanissimo sistema solare. Sono molecole organiche complesse a base di carbonio e la loro presenza testimonia come la comparsa della vita sulla Terra non sia stata affatto un episodio unico nell'universo. Pubblicato su Nature, la scoperta si deve al gruppo coordinato dall'astronoma Karin Oberg del centro di ricerca americano per l'astrofisica Howard Smithsonian. Le molecole sono state scoperte grazie al radiotelescopio ALMA nel deserto di Atacama in Cile, nel disco planetario in formazione che circonda la giovanissima stella MVC 480, che ha solo 1 milione di anni contro i circa 4,5 miliardi di anni del Sole. La stella dista 455 anni luce dalla Terra e la sua massa è il doppio rispetto a quella del Sole. Alla periferia del suo disco, nella regione analoga a quella del nostro sistema solare, che è popolata da asteroidi e comete, sono state individuate molecole di cianuro di metile e di cianuro di idrogeno. I cianuri, spiegano gli esperti, sono molecole organiche complesse importanti perché contengono legami di carbonio e azoto essenziali per la formazione degli amminoacidi che sono i mattoni delle proteine. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che la news sia stata interessante. Oggi abbiamo parlato di questa giovanissima stella siglata MVC 480 che ha solo 1 milione di anni contro i circa 4,5 miliardi di anni del nostro Sole, che sappiamo che è una stella gialla e che è quasi a metà della sua vita. Si trova a 455 anni luce dalla Terra, la sua massa è il doppio rispetto a quella del nostro Sole, nonostante sia molto più giovane. E questo ci fa capire che nella periferia di questa stella, di questo disco planetario, si possono trovare legami veramente importanti che sono i mattoni per la formazione delle proteine, quindi per la formazione della vita, e questo ci fa capire che forse questo episodio che è successo in passato, ovvero la formazione della vita sulla Terra, non è poi magari una cosa così unica e particolare che è successa solo qui nel nostro sistema solare, solo qui su questo unico pianeta che noi conosciamo, con la vita naturalmente che è la Terra, ma magari nell'universo è molto più comune che questi elementi fondamentali per la formazione delle molecole organiche complesse sia una cosa abbastanza comune e non così rara come magari noi possiamo pensare. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, sciabelli!